il pilota si è lasciato andare ad una confidenza piccante a Ballando con le Stelle. Semifinale bollente di Ballando con le Stelle 2021. Andrea Iannone in gara con Lucrezia Lando si è lasciato andare ad una dichiarazione a luci rosse. Tutto è partito dopo l'ultima esibizione, quella di Rumba. Una performance che la giurata Caroline Smith ha definito geniale. Un aggettivo eccessivo a detta di Selvaggia Lucarelli, che non ha trovato così straordinaria la performance dello sportivo al contrario della sua collega. La controreplica di Selvaggia Lucarelli non è andata giù a Caroline Smith, che ha prontamente alzato la voce ribadendo la sua professionalità, esperienza e carriera nella danza. È nato così un battibecco, che ha portato la giornalista a chiarire che dopo 6 anni a Ballando con le Stelle ha imparato a capire qualcosa in più del ballo. Le due donne hanno discusso a lungo fino a quando non si è intromesso Iannone. L'ex fidanzato di Belén Rodríguez e Giulia De Lellis ha invitato le due giurate a mantenere la calma e a non polemizzare per tutto visto che Iannone è lì per divertirsi e i problemi della vita sono altri. Andrea ha poi preso la palla al balzo per invitare Selvaggia a cena e ne ha approfittato per fare una confidenza piccante, non si è mai lamentata nessuna, regalo gioia. Un'affermazione alquanto spinta che ha portato la padrona di casa Milly Carlucci ad intervenire, la conduttrice si è avvicinata al suo concorrente e l'ha invitato a tacere piuttosto imbarazzata. Selvaggia Lucarelli si è invece limitata a ridere prima di rifilare ad Andrea Iannone un 5. Sulla stessa lunghezza d'onda dell'opinionista Guillermo Mariotto, che ha dato un 3, e Fabio Canino, che ha invece optato per un 6. Più alto il voto di Caroline Smith che, seppur infastidita dalla situazione, ha premiato Andrea Iannone con un 8.